E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Come avete già letto tutto, oggi iniziamo Zelda Breath of the Wild. Mi sono messo comodo e tutto. Prima di iniziare volevo fare una roba, volevo chiedere una roba alla Nintendo. Nintendo, a parte cioè questo è il gioco, preso chiaramente dal 3DS, sono tipo le schedine del 3DS, penso, non lo so. Ma dove sono finite le istruzioni, Nintendo? Nintendo, le istruzioni? Dai, cacchio. Cioè, ormai prendevo solo i giochi per le istruzioni che c'erano dentro. Come vedete, ho spattaccato un po' con le impostazioni, ho ridotto un po' tutto. Vabbè, sì, mi sono creato lì, ma non me ne frega niente, io voglio iniziare. Sono le 11. Sono le 11, spero di uscire di casa prima del 6 maggio. Non so quando uscirò di casa. In ogni caso, volevo solo preannunciarvi che questa sarà una guida diversa dalle solite che faccio. Più che altro perché non è una guida, perché non conosco niente, ho solo visto il trailer. Per favore, mi alzi il volume, grazie. Sarà diversa perché lascerò, cioè taglierò poco qua. Ve lo annuncio subito perché ha un, come posso dire, un ambiente, la musica, il tutto che è allucinante. Svegliati. C'è pure il doppiaggio in italiano. Apri gli occhi. Link. Non l'ho mai sentito io il doppiaggio in italiano. No, non l'ha mai fatto il doppiaggio in italiano. Guarda. Idromassaggio, eh? Si fa la sua bella dormita. Ah, qua. Ah, posso già muovermi? Allora, sto usando il cosino perché ci ho scoperto. È ovvio che se io gioco col gamepad lì col tablet, voi non riuscite a vedere niente. Cioè, è quello il problema. Perché sennò io giocherei con quello. Allora, comandi. Muoviti, salta. Tasto salta, io mi sa che mai visto su Zelda, forse. Cioè, c'era il salto automatico. Azione, riponi. Ok, va bene. Devo andare qua, vero? Esamina. Sì? Che Quella è una tavoletta Sheikah. Ti guiderà dopo il risveglio dal tuo lungo sonno. sta parlando? Ah, un tablet. Tavoletta Sheikah, una misteriosa tavoletta di pietra che brilla al centro, pur non avendola mai vista, ha qualcosa di familiare. Eh sì, contando che sembra un coso. No, devo aprire la borsa. Contando che sembra il joypad lì, il tablet della Wii, della Switch. Ok, posso vedere un po' in giro qua? Non c'è niente, vero? Non sembra. Ah, ok, con B corro e giustamente c'è la cosa della fatica come in Skyward Sword. Cosa ho aperto? Cosa fa? Non ci credo, aspetta. È bellissimo. Con ZR, tipo, penso l'oggetto, e con quell'altro sopra, che è R. Prendo il. Va bene? Questo era con B. Con B dovrei chiamare Epona? Chi è?
Ma io volevo aprire l'inventario, mi hai detto. Sì, ok, tavoletta shake. Diario di viaggio. Cosa? Va bene. Non ci ho capito molto, ma fa lo stesso. Qui cosa abbiamo? Solleva. Ah, ok, lancia con R. E ci sono dei bauli. Maglia vecchia. Oh, ottimo. Apri la borsa per indossare le armature. Ok. Ah, posso. Ah, con X salto, non con A. E come faccio a indossarla? Usa. Oh. Iniziavo a sentire un po' di freddo, eh. Qui dentro? Pantaloni vecchi, ok, ma chi è che me li ha lasciati? Ma fatemi mettere i pantaloni. Oh, vedi, almeno non ti arrestano per pedofilia di qualche genere. Avvicina la tavoletta Sheikah al terminale. Ti aprirà la via. Ok. Fa da solo, bravo. Ah, sì, che è tipo l'abbonamento in metro, se arrivi lì, ok, capito. Tavoletta Sheikah riconosciuta. Apertura del portone in corso. Lo stile grafico mi piace un sacco. Tu sei la luce che un giorno illuminerà di nuovo il regno di Irule. Irule? È giunto L'hai perché è il chiamato momento Irule? di metterti in viaggio. No, l'ha chiamato Irule, davvero? Perché facciamo così schifo in Italia? L su più aggrappati. Ah, ok, sì. Cioè, al posto che la corsa, cioè che il salto, si aggra. Ok, quello dell'aggrapparsi è geniale, anche il correre, il saltare, scusa. Ale. Mamma mia! Al solo pensiero di dover esplorare tutto mi vengono i brividi. Perché non ce la farò mai. Cioè, ho letto notizie che adesso non ricordo neanche più precisamente, ma la mappa è veramente enorme. Lì c'è una chiesa. Oh! E lui chi è? Altopiano delle origini. Che vedete, mi posso aggrappare agli alberi. Ah, posso. Ah, faccio gli sprint. Se consumi tutto il vigore, i tuoi movimenti saranno limitati finché non è pieno. Ah, va bene, va bene. Finché non muoio. Cioè, pensavo cadesse, per esempio. Eh? Prendi. Airolino! Il fungo più comune nei boschi di Hyrule. Cresce vicino agli alberi e mangiarlo fa recuperare mezzo cuore. Ok, dammi qua. La roba anche del cibo, visto del cibo che. Ho trovato un ramo caduto dall'albero. Si tratta per tutto, è perfetto per sventolare l'aria volendo, può anche essere usato come arma. Con Y. Con Y facciamo botte, ok. Ma stavo dicendo che la roba del mangiare è fantastica. Ma sta passando un aereo? Sto parlando! Eh? No, comunque. Stavo dicendo che la roba. La roba dell'aggrapparsi viene limitato. Dimmi. Dirigiti al luogo segnato sulla mappa della tua tavoletta Sheikah. Ok. Commino. Dimmi tutto. Dimmi trovo qua. Ok. Ah, c'ho i timbri e le puntine. Ok. Allora io sono qua, va bene. Metto un puntino rosso. Ah, devo andare qua.
Ok, hai udito la dolce voce di una ragazza che ti ha suggerito di raggiungere il luogo segnato sulla mappa della tavoletta Sheikah. È uno strano dispositivo che hai trovato nel tuo risveglio, va bene. Allora aspetta che me lo segni. Dov'è? Era qua. Era qua, giuro. Mettiamo un puntino blu, dai. Puntino blu dove dobbiamo andare. Volevo dire che comunque la fatica, se voi state scalando una montagna, una roccia, la fatica, se vi finisce, vi fa cadere. Il freddo si intende insopportabile, se rimani qui inizierai a subire danni, no. No, no, cosa vuol dire? Cioè, devo vestirmi anche? È bellissimo se mi devo vestire. Più che altro po si può sapere tipo la mappa dove finisce. Anche perché io non credo che sia solo sto cerchietto, vero? Non è che è tutto. No, se è tutto mi sparo. Oh, là c'è un qualcosa. Ci sono dei cosi, dei goblin. Ah, qua fa freddo però no. Guardate che perdo già vita. Bello, mi piace. Ah, io vorrei uccidere quei cosi. Ce la faccio? Con un rametto? Oh, mi sa che mi hanno visto. Avete visto? Cacchio, mi hanno visto. Ah, ma avete visto, eh? Il ramo si è rotto, no? Cacchio, non ho un'arma. Aiuto. Aiuto. Ah. Aiuto. È mio. È mio. Oh, cosa fa quello? Aiuto, mi serve un'arma. Dammi qua. Non è questa un'arma, è vero? Caldo perone. No, no, si mangia. Piatti che vengono preparati con questo molto piccante fanno aumentare la temperatura corporea, permettendo di resistere al freddo. Oh, mia. Cos'è quello? C'è il coso incendio. Oh, ma stiamo calmi. Te. Aiuto! 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 Non mi raggiungo qua sopra, vero? No! Mi tira i sassi! Maledetti! Arrullino cotto! Un arrullino abbrustolito senza ingredienti aggiunti. La cottura ne esalta il sapore e la capacità di frammentare l'energia vitale. Ok. Mi tirano i sassi! Oh! No, no, cacchio, devo mangiare. Cibo, mangia. Posso mangiarli anche crudi? Ok. Mamma mia, che assassini. Ma come faccio a batterli? Cos'è? Oh, ho rubato la carne. Carne arrostita sul fuoco. Decisamente più commestibile, fa recuperare un po' di energia vitale in più. Ok. No, non sull'albero, che ti tirano i sassi. Mi serve un'arma. Non c'è un sasso da qualche parte. Datemi un sasso. Dove cacchio vado a prendere un'arma? Mi serve un bastone almeno. Ah no, che li ho schivati, sono riuscito a schivarli. Però adesso ci torno perché voglio. Adesso li meno. Santuario del tempo. Ah. Non è dove devo andare però, vero? No, il punto me lo dà da un'altra parte. Ma
Si può prendere un'arma da qualche parte. Adesso non dico una spada, cos'è? Cerca. Molla ancestrale. Ah, ma questi sono quei ragni strani. Una molla usata nei macchinari ancestrali, così leggera che in acqua galleggia e non si rompe mai, anche se sottoposta alle sollecitazioni più forti. Ok, ma questi non sono quei ragni. Oh, che bello, ce n'è un altro. Ah, ma ci sono. Ce li hanno in tutti sti rovi? Hanno vita ancestrale. Una vita usata nel macchinario ancestrale, fatta di un materiale sconosciuto e si può avvitare a oltranza senza sfanarsi. Buonasera. Guardi, io non entro adesso. Volevo solo cercare un'arma. Più che altro perché appunto le armi hanno una durata. Hanno una durata propria. E tipo. E si spaccano. Come faccio? No, ho mai visto. Niente. Me ne vado. Mi serve un'arma, mi serve. Dai, un bastoncino. Non è che chiedo molto. Oh, vedete, là c'è un accampamento. Cosa vedo? Allora, la cosa bella che hanno aggiunto è la capacità di combattere i nemici non solo utilizzando. Guarda come scappa, bravo, bravo! Non solo utilizzando le armi, ma utilizzando tutto. Cioè, io posso tirare sto coso e le faccio saltare per aria. Mi sono preso fuoco anch'io, vero? Sì. Cioè, ci sono certe combo che potete usare che sono bellissime. Corno di Boblin. Il corno di un Boblin, creatura molto diffusa nelle pianure di Hyrule. Così come non è commestibile, ma se lo cuoci insieme a qualche insetto puoi ottenere una pozione. Ah. Va bene, però io mi rubo sta carne. Oh, vedete? Una mazza. Ma là che adesso. Faccio vedere io. Dai, forza. Verità che mi picchiavi prima? Maledetto. Brutto schifoso. Posso cambiare arma? Ok, con cosa? Ah, ok, con la pulsantiera. Va bene. Corno di Boblin, sì. Oh, uno scrigno. Con dentro pantaloni Hylia. Ah, vedete, questi mi danno 4 pantaloni tradizionali della terra di Hyrule. Il tessuto morbido li rende confortevoli e la resistenza adatti. Ok, via. Sì, ti dà un prima e dopo, va bene. Almeno abbiamo teoricamente un po' più di difesa. Cos'è che avremmo? Adesso arrivo anche da te, vai tranquillo. Si è visto questi bei barilotti. Facciamo una bella roba io e te. Ci divertiamo in un altro modo, eh? Tipo così. Ma cos'è? Ci ho pure sbagliato mira, ma cos'è che fa? Per adesso ti lascio in vita. Torno da te dopo, tranquillo. Tanto mi serve questa arma ancestrale qua. Vita ancestrale. Da che parte vado? Cioè, sto santuario è enorme. Ma c'è tipo un ingresso? Ah, forse è questo? Ah, è questo il dentro. Ok. Ah no, no, aspetta. Ma quello è il pezzo sotto? Cosa?
Sento. Ah, sei tu. Tuo fratello mi ha rotto prima. E mi rubo anche la tua mazza, ok? Zanna di Boblin. La zanna di un Boblin sconfitto. Benché sia consumata, resta comunque molto dura. Puoi rivederla oppure cucinata con degli insetti per ottenere una pozione. Ok. Quindi possiamo fare delle pozioni. Questa cos'è? Ah, una giara. E chi la tiro? Si è spaccata in mano. Con che potenza l'ha tirata? Ci sarà un qualcosa questo, no? Che roba è? Prega. Santuario del tempo, eh? Siamo al santuario del tempo, chissà cos'è. La statua della dea sorride con dolcezza. Sembra. Non c'entra con il robo di Ocarina of Time, vero? Cioè, proprio con. Col fatto della spada. Niente, non c'entra niente. Me ne vado allora, eh? Anche perché a vedere da qua non c'è molto. Qua ci sono delle noci? Ghiande. Le ghiande che cadono ai piedi degli alberi che vengono raccolte dai ghiotti scoiattoli. Cucinate e sprigionano il sapore irresistibile e fanno recuperare un po' di energia vitale. Ok, posso catturare anche gli scoiattoli? Oh! Cos'era? Che roba era? Voglio mangiarla! Non c'è un modo per vedere. A parte che stiamo andando dall'altra parte, ma non c'è un modo per vedere dove siamo stati? Perché io mi perdo, io mi sono già perso. Oh là, chi c'è? C'è un bel accampamento, vedo. Non c'ho un sasso da tirare con qualcosa. Niente. Peccato. Qui però c'è un coso. Una scatola. Fungo molto resistente che riesce ovunque, anche sui tetti e le rupi più scoscese. Usate in cucina per aumentare le rapide dei movimenti. La rapidità dei movimenti? Io voglio andare a vedere quella casa là adesso. Oh, cos'è? Ramo. Va bene. Più che altro i rami si spaccano subito. Vabbè. Vabbè, ma sta roba è fantastica. Oh, mele. Mele, mele, mele. Mela, uno dei frutti più comuni di Hyrule. Si può mangiare così com'è oppure cotto per aumentarne l'effetto. Dammi tutto. L'ho mancata? Ce la puoi fare, Link, eh? È una mela. Bravo. È proprio al volo da prendere. E mi prendo pure sto fungo. Dammi qua. Oh, vedete? Vedete che già ragioniamo? Qua ci sono dei. C'è un forcone! Cacchio, 7 toglie! Un attrezzo agricolo? Sì, vabbè, quella roba lì. Dammi il forcone qua! Va là che adesso faccio un botto io! Allora, prima di tutto. Così mi nascondo. Mi sembra tipo la roba di Wind Waker. Non mi ha visto, eh. Oppa, po, po, po. Cos'è? È stupido, vero? Non mi hanno ancora sentito? Girati un attimo, dai!
Senti quelli là che fanno casino fuori. Appena si gira io lo tiro. Ops. Stai zitto, stai zitto. Non mi hanno sentito? Ottimo. Dammi qua tutta sta roba. Freccia di legno per 5. Mazzo da 5 delle frecce, ok. Abbiamo rubato le... Balla, balla. Balla, balla. M'han visto, cacchio. Oppala! Scivolato, scusa. Aia, che... chi è che... chi è che c'ha l'arco? Tu c'hai l'arco? Arco Boblin. Arco rudimentale usato dai Boblin. È realizzato tendendo la corda, ok. Va bene. C'ho la... Ma va là. Ma io posso avere quante armi voglio? Scudo Boblin. Costruito attaccando una maniglia di pelle a un pezzo di corteccia caduto. Una scarsa resistenza e si rompe con facilità. Va bene. Ottimo. Bene, bene. Fammi aprire sto scrigno qua. Giavellotto. Però col giavellotto perdo uno di danno. Progetta per essere scagliata e trafiggere i bersagli. Forse però posso lanciarla. Ah no, posso lanciare anche il furcone, scusa. Carne cotta, io me la rubo. Non si sa mai. Però qua ho visto questa. Ciao. Il furgone sta per rompersi. Ah no, il furgone si è rotto. Oh, ok, allora forse prendo... proviamo la mazza, eh. Come faccio a entrare lì? Ci sarà un passaggio, un qualcosa. Se ti accucci sei più lento ma più silenzioso. Ok, come faccio a accucciarmi? Se accuccia da solo? Come faccio ad andare qua dietro io? Devo dar fuoco. Ok. Devo dargli fuoco, è l'unica. Bravo. Ok. Però ci sono delle api. Ho paura delle api. Vigorino, un fungo verde che cresce presso gli alberi nei boschi. Ok, aumenta il recupero del vigore. Aia. Maledette. Maledette. Sto anche per morire. Dammi sto scrigno qua. Freccia bomba per 5. 5 potenti frecce progettate. Ah, ok, le bombe. Sì, praticamente ci sono dei potenziamenti tipo... tipo cosa? Dammi ste mieli. Ste mieli. Miele di apre briosa. Miele molto nutriente appena presa dall'alveare. Usata nella preparazione dei piatti. Aumenta il vigore, ok. Ora... spaccato un'arma a caso. Dov'è la casetta di prima? Io... dov'è la... dov'è? Ah, eccola, ok. Ecco qua, io ho visto questo. Ah, intanto mi dà il coperchio usato per cucinare. Ah, ok, no, funziona da scudo, ok. Però, come faccio... a cucinare, perché io ho visto che si può cucinare in un qualche modo. Per cui facciamo l'aerulino, tira fuori. E posso tenere, ah che, posso tenerne di più infatti. Più il vigorino. E ci mettiamo pure un caldoperone. E adesso? Posa. Ma no! Cacchio, le buttati per terra. Cioè, come faccio a metterli qui dentro? Ma cacchio. Ma si, non si può cucinare? Io pensavo si potesse cucinare la roba. Raccogli. Ho una torcia, ok. Ho visto che si può cucinare dal trailer.
Quindi in qualche modo quel robo funziona, ma non so come a sto punto. Ehi, vabbè, un'ascia. Ascia da boscaiolo. Ah, però toglie poco. Può battere gli alberi in un baleno. Che è la cosa che mi serve, rompere gli alberi, no? Caldo per uno. E va bene. Ah no, a sto punto penso vada accesa allora. Ok, teoricamente adesso dovrei accendere quel fuocherello e forse dopo posso cucinare. Ragazzi, siamo a 45 minuti. A cacchio, mi sono perso io. Accendi? Ok. Forse adesso posso cucinare? Cucina, oh! Olè! Opa là! Spiedino di funghi, 5 cuori? Ah però! Ricetta sullo schermo della borsa. Ah, ricetta. Ok, direi di mangiarci intanto un pezzo di carne. Perfetto, così siamo 3 cuori. Va bene, per adesso mi fermo qua. Anche perché sennò non ve lo carico più questo video. In ogni caso, prime impressioni non lo so. Mi fa strano più che altro. Mi fa strano perché non sto neanche seguendo il gioco, cioè boh, posso andare in giro a fare robe che cacchio voglio. È bella come cosa, è fantastica. Poi magari dalla prossima parte iniziamo anche andare a fare un po' di missioni. Comunque, quello che volevo dirvi prima di chiudere è che sta Let's Play sarà diversa per il fatto che sarà poco tagliato il video. Come ho già detto, voglio mostrarvi il più possibile. E in più saranno video lunghi. Lunghi tipo. Questo qua sarà 40 minuti probabilmente, non lo so. Perché è un gioco enorme. Ho letto che può durare tipo 50-60 ore, una roba del genere. Non esplorando tutto, quindi fate un po' voi. C'è solo la storia. E poi voglio. Più che altro vorrei portarvelo una volta al giorno come secondo video. Non so se sarà una roba fattibile, adesso facciamo un test, insomma. In ogni caso, basta, chiudo qua perché sennò davvero non finisco più. Fatemi sapere cosa ne pensate. Basta, mi fermo qua. Ci vediamo alla prossima parte su Zelda Breath of the Wild. Non lo dirò tutte le volte perché non lo so dire. Qui da Ladunf è tutto. Ciao.